c'è la prostituzione minorile, no? Ci sono territori, territori economici, territori che si dovrebbero alimentare con un lavoro sia pur precario, ma comunque pagato e normato entro una certa misura, e che a questo punto si possono alimentare con lavoro invisibile, con lavoro che costa sul mercato di Milano, uno di questi ragazzi, un euro all'ora per 14 ore di lavoro quotidiano. Quindi voi fate i conti di quale sia la differenza anche e di quale sia l'interesse ad avere questo tipo di dire messi in una casa di accoglienza che fino all'età di 18 anni dovrà fornire loro i servizi basilari, la pulizia della persona, una scolarizzazione minima e infine offrirgli la possibilità dell'asilo politico. Ebbene, queste strutture in Italia sono sottodimensionate, paurosamente sottodimensionate. Questo naturalmente non perché l'Italia arrivi impreparata a questa, diciamo, a questa particolare migrazione, ma perché l'Italia non investe in welfare, non investe in servizi sociali da molti anni e si guarda bene nel farlo. Preferisce allora, se incontra uno di questi bimbi, se lo ritrova sul suo territorio, se filtrato dal CIE va a finire da qualche parte sul territorio, preferisce allora ignorare la sua presenza. E allora abbiamo un'infinità di storie che ci raccontano come questi bimbi vengono fermati da carabinieri, polizia, per esempio, che verificato il fatto che sono proprio piccoli e che non sono maggiorenni, quindi non li si può portare in carcere, non li si può portare di nuovo in un centro di identificazione ed espulsione, vengono rimessi tranquillamente sulla strada. Ecco che noi allora abbiamo un circuito di minori che ha scoperto tranquillamente questa invulnerabilità. Stare qua significa poterci stare, ma solo sulla strada. Stare sulla strada significa interrogarsi su cos'è la strada. Ora, la strada non è un luogo, non è un posto, un luogo dove... La strada è una istituzione, come tutte le altre istituzioni. C'è qualcuno che ne istituisce le regole, che istituisce le modalità di permanenza sulla strada. Voi per esempio non potreste mettere un cartello pubblicitario del vostro negozio, della vostra azienda, no? Viene subito qualcuno e vi dice: no, tu lì devi pagare una tassa. Il minore non può dormire su una panchina, perché in genere le hanno già levate, ma quelle poche che restano, no, sono luoghi in cui ci si può sedere ma non si può dormire, perché c'è qualcuno che ha fatto una legge in tal senso, e via di seguito. Allora, chi governa la strada governa anche la vita di questi minori e governa gli spazi della vita di questi minori, perché le strade sono luoghi, dicevo, di transito, luoghi per dormire, ma anche per esempio luoghi di spaccio o luoghi di prostituzione minorile. Ora, la prostituzione minorile di cui si parla con tanto scandalo non è una cosa coperta, almeno non lo è in una città come Milano. Se voi volete andare in piazza Trento a Milano, prendete il treno, andate in piazza Trento e trovate tutti questi ragazzini di cui vi sto parlando, non tutti, perché loro sono pochissimi quelli che finiscono nella prostituzione minorile, ma quelli che in qualche modo finiscono in questo percorso li trovate tranquillamente. Mettiamo vari indirizzi, voglio dire, le autorità di tutto il mondo sono facilitate nel loro compito di sorveglianza del fenomeno, perché qualunque cittadino milanese sa benissimo come incontrarli, e soprattutto perché il mercato della prostituzione minorile è diventato, in una città come Milano, oggi forse il primo mercato della sessualità mercificata. Sapete che alcuni anni fa c'era stato il grande sorpasso dei transessuali, no? Poi dopo anche i transessuali un po' hanno stufato, insomma, no? Ed ecco che i gusti, diciamo, dei consumatori di sesso a pagamento, no, si sono spostati verso questi territori. E allora noi abbiamo fatto raccontare anche queste storie interessanti,
perché qui non ci troviamo di fronte a dei bimbi, diciamo così, ci troviamo spesso e solo di fronte a storie di bimbi che dopo tre bimbi, ragazzi, insomma, che dopo diversi giorni che proprio non trovano soluzione al problema della sopravvivenza, accettano casomai una serata su queste strade e si incontrano con persone molto anziane che per pochissimi soldi pretendono moltissimi servizi. Allora ecco che l'impatto con le istituzioni italiane è un impatto di questo genere, un impatto fortemente traumatico. Il respingimento, la cattura, ma che significa rilascio? No? Il transito all'interno di questo. Io sorvolo su alcune cose che però sono molto interessanti, che raccontiamo nel libro, come per esempio i kidnapping, diciamo i sequestri dei bimbi, continui, sono piccoli, quindi c'è molta gente che ha scoperto che può abbindolarli, diciamo, promettendogli una cena, promettendogli un tetto in cui dormire. Se tu vieni, così io ho la cascina, puoi dormire nel fienile. Dopodiché li sequestra e cerca di vedere se per caso c'è qualche parente, qualche cugino alla lontana, qualche loro amico, no? Che possa dare 200 euro, 100 euro, 150 euro. Stiamo parlando di cifre minuscole, cioè di una vita rasoterra, insomma, e che tuttavia possono portare al sequestro per settimane di questi bimbi, ma non solo da parte di italiani, ma anche da parte di loro compaesani. È un circolo piuttosto infernale, così altre storie di questo genere che, diciamo, definiscono questo secondo territorio, l'impatto con la situazione. Il terzo territorio. Cosa fa allora questa parte di ragazzi di fronte a un impatto di questo genere? Fa un'operazione molto sofisticata. E qui devo dire, le quattro categorie di flusso migratorio hanno ovviamente modi diversi, perché alcuni sono semplicemente qui per caso, insomma, ma la parte più determinata che ha un po' inventato la strategia di sopravvivenza in Europa e in Italia, ecco che mette in atto questa strategia del camoscio bianco. L'abbiamo chiamata così insieme perché mentre loro raccontavano le storie a me è venuta in mente una leggenda che si racconta dalle mie parti di montagna, che è la leggenda del camoscio bianco, e gliel'ho raccontata e ci ha fatto tutti quanti riflettere insieme. Questa leggenda è una leggenda, diciamo, delle valli alpine, del Piemonte, no? E si dice che i camosci, quando hanno le cucciolate, se per caso tra i loro cuccioli intravedono un piccolo di pelo bianco, lo allontanano. Il piccolo di pelo bianco non può stare nella cucciolata, deve essere tenuto lontano, emarginato, buttato via. Questo piccolo, non potendo vivere dell'economia del branco, della protezione del branco, deve inventare un modo di vivere solitario. Quindi, per non farsi cacciare, per non farsi assalire dalle prede, ma anche dalle prede umane, dai cacciatori, deve diventare invisibile e deve imparare a vivere sulla montagna senza che nessuno lo veda mai, no? Ma questo dà origine a un paradosso, che se qualcuno per caso ne vede uno, questo diventa una leggenda, parte il paese, dice: ho visto il camoscio bianco, dove, in quella valle. Tutte storie che possono andare avanti per 15 litri di vino, perché ognuno ha molte storie da raccontare su questa leggenda del camoscio bianco, che è stato cacciato ma è ambito, desiderato, tutti vogliono in qualche modo monitorarlo, saperlo, l'hanno visto, ne ha sentito parlare, eccetera. Il camoscio bianco è uno che ha inventato, diciamo così, il mimetismo, no? Dentro un contesto. Non si fa vedere semplicemente perché assume il colore. E questi ragazzi hanno imparato a diventare mimetici. Ma come si fa a mimetizzarsi in una città come Milano?
ci si guarda intorno, si guardano le scuole quando escono, i coetanei, diciamo, anche se l'età, la grafica qui significa ben poco, perché voi potete capire che l'esperienza di un quattordicenne di questo tipo di cui vi sto parlando è ben altro dall'esperienza di un quattordicenne che fa la prima liceo o la prima scuola superiore. Ma comunque ci si guarda intorno, si vede che scarpe mettono i coetanei, che giubbotto, che berretto, e si afferma questo principio: se io mi vesto come te divento invisibile, se io mi vesto come secondo te io dovrei essere, cioè secondo lo stereotipo che tu hai di me, no? Allora un po' straccione, cioè che vado in giro così, eccetera, allora tu mi becchi immediatamente. Prima regola, allora, rovesciare l'idea di Baudrillard, che siamo affascinati dai vostri marchi, veniamo qui perché non possiamo fare meno della vostra, diciamo così, della fantasmagoria dell'Europa della merce, dei vostri simulacri, e loro dicono no, no, noi ne possiamo fare meno, e come, ma ne abbiamo bisogno, cioè perché questo ci consente di diventare invisibili, primo punto. Secondo, per diventare invisibili andiamo da soli. Qua c'è l'idea che i gruppi, le bande, siamo, diciamo, assatanati, cioè ci vedono in tre, ci fermano subito. E allora bene, noi andiamo da soli, perché mai? Si può andare da soli imparando a costruire dei legami profondi. Questa è una lezione straordinaria, straordinariamente importante per noi, perché noi stiamo vivendo in un paese, in un contesto europeo, in cui tutto lavora per distruggere i legami. Distruggere i legami nel mondo del lavoro, distruggere i legami tra di noi. Vediamo una oscena rappresentazione di liti continue, tutti che litigano con tutti, come se questo fosse il modo di stare insieme. Il modo di stare insieme è un modo, diciamo, dialettico, conflittuale, che può pensare attraverso anche un conflitto come fare un passo, ma si istituisce questo passo sull'idea che i legami sono la cosa più preziosa che si può avere. Bene, questi bimbi lo sanno così bene che l'idea di legame per loro è di straordinaria importanza. Ma come si istituisce un legame dentro, tra i camosci bianchi? Si istituisce utilizzando le tecnologie che loro sanno utilizzare benissimo. Telefonini, gli internet point, gli MP3 per altri motivi, perché possono conservare patrimoni musicali, cioè tenere compagnia durante la notte, eccetera. Ma soprattutto telefonini e gli internet point. Tenete presente che questo è un problema che in Italia si fa più fatica a capire, ma se non altro perché gli internet point che ci sono pochi e sono a pagamento, ma in giro per il mondo non è così. Se voi andate per esempio in Spagna, vedrete che il governo Zapatero ha distribuito internet point ovunque, sono gratuiti, sono un servizio pubblico che viene reso alla cittadinanza per istituire lavoro, cercare lavoro, che i computer non servono solamente per andare su Facebook, come sembra ci continuino a dire, servono per andare a cercare una moto usata, per trovare un lavoro, per essere in contatto con delle persone, no? Senza dover fare delle caselle dei personaggi. E allora ecco che loro questo lo sanno così bene che hanno imparato a tenersi in un contatto virtuale che è un contatto di salvaguardia, nel senso che se si è soli si può sparire, morire e non essere neppure ricercati. Questo è un fatto comune. Sapete quanta gente sparisce e non c'è più? Gli obitori sono anche pieni, è uscito nei giorni scorsi sul Corriere della Sera un lungo articolo su gente che è stata trovata morta, ma sono stranieri, nessuno sa chi siano, dopo un po' verranno messi da qualche parte. E allora ecco che questi bimbi dicono bene, noi sappiamo benissimo dove siamo e dove non siamo, se uno a un certo punto non si ritrova, si cerca. Parte il tam tam, che è lo stesso
tam tam passaparola che li porta e li spinge fino a Berlino. E li spinge a ricercare questo momento, diciamo, di oasi, di tranquillità, dove però c'è anche un internet point. È un internet point gratuito, che significa che non bisogna presentare un documento, che non bisogna pagare e che si può in qualche modo mantenere la loro la vita di relazione. Un quarto e ultimo territorio, perché sennò poi ci annoiamo tutti, e invece poi preferisco che parliamo un po' casomai insieme, è quello del la domanda finale che resta dentro, che forse alcuni di voi si saranno già anche fatti, ma se la vita è così difficile, se le prospettive qui non si vedono, se anche solo diciamo, la determinazione a rimanere nel percorso è un percorso di straordinaria difficoltà di sopravvivenza, perché uno non decide di andarsene, no? Restare o andarsene è quindi stata una domanda che nel cantiere è emersa a più riprese e che ha costituito a un certo punto un terreno proprio da affrontare. Ed è stato molto interessante affrontarlo perché sono emerse tre sguardi diversi sul problema. Uno sguardo che dice, francamente, il mio problema non è tanto restare qui, perché il mio problema è andare a cercare un posto, quindi se non lo trovo qui vado a Londra, se non lo trovo a Londra vado a Dublino, se non lo trovo a Dublino vado a Madrid, cioè io giro, cioè non ho interesse a stare in un posto, non sono neanche vincolato ai miei adulti, per cui io giro finché un posto lo trovo, sono giovane, ho energia, ho talento, ho la voglia di affermare la mia capacità di vivere, lo farò e giro. Quindi restare no, perché ci si muove. Poi c'è un'idea di tornare, e l'idea di tornare è, sì, tornare è un grosso problema perché ho investito tutto io per venire qua. Tornare non è solo la sconfitta, diciamo, dell'immagine, quella ci posso anche passare sopra, sono piccolo, cioè non è un grosso problema per me quello. Il problema è che dove torno? Dal punto in cui sono partito? Dove non c'era nulla? E perché devo tornare lì? Farmi bombardare?